Parola l'onorevole Massimo Bitonci della Lega. Prego. Prego. Buongiorno a tutti. Ringrazio per l'invito, saluto il presidente Miani e tutti i colleghi, sono anche io dottore commercialista e complimenti per l'organizzazione di questo importante corso sul sovraindebitamento e crisi di impresa. Il presidente prima ha parlato del ruolo dei professionisti che sono da tempo inascoltati da parte del governo. A questo si sommano le offese che sono arrivate recentemente, offese qualificabili di quelle da parte di Saviano. È ovvio a tutti noi commercialisti e anche colleghi che il problema dell'usura è un problema che opera quando lo Stato non c'è, quando i contributi non arrivano. E questo l'abbiamo visto anche con gli ultimi decreti, se vediamo quello che è successo con il decreto liquidità. I commercialisti sono, e bisogna che il governo se ne convinca, come tutti i governi, sono i principali attori nel mondo della consulenza alle imprese. E ovviamente, noi lo ripetiamo da tempo, anche la riforma dell'equo compenso e delle prerogative dei commercialisti in questi anni da parlamentare abbiamo provato più volte a cercare di ampliare quelle che sono le prerogative dei colleghi e di un ordine dove ci troviamo molte volte in concorrenza, come è stato ripetuto prima dal Presidente, con soggetti che non hanno la qualifica e la professionalità e quindi molte volte veniamo confusi con delle persone che poi operano senza averne le caratteristiche e le qualità. E per quanto riguarda l'azione del governo, ovviamente noi siamo all'opposizione, però è abbastanza chiaro che i decreti che sono stati messi in campo partendo dal decreto Cura Italia, il decreto liquidità e l'ultimo decreto sulla ripartenza sono decreti che hanno annunciato tutta una serie di provvedimenti e sui numeri che adesso vi dirò si capisce che l'azione del governo è stata un'azione estremamente poco efficace rispetto a quello che è successo in giro per il mondo, se pensiamo alla vicina Germania dove i contributi diretti alle imprese, questa helicopter money citata da Friedman nel 1969, la teoria dei contributi diretti alle imprese, è stata erogata dai lei tedeschi in meno di 3 giorni. Quindi pensiamo che col decreto Cura Italia annunciati 350 miliardi, decreto liquidità annunciati 400 miliardi e decreto sulla ripartenza di 155, di questi 905 miliardi, che è una somma estremamente importante che ci mette tra i primi posti in Europa, però solamente a parole, perché in effetto poi questi soldi non sono arrivati. Sì, la crisi morde, le previsioni sul prodotto interno lordo sono previsioni nefaste, le ultime previsioni danno una diminuzione del 14% del PIL, con la possibilità di arrivare a un 170% di indebitamento, quindi di debito pubblico, quindi pensate che numeri che sono queste previsioni. E nell'azione del governo abbiamo visto un tema delicatissimo come quello della cassa integrazione, che ci risulta che a molti lavoratori, quasi 1 milione di lavoratori, non si è ancora arrivata. Il 40% della cassa integrazione è stata anticipata dalle imprese e quindi sottraendo liquidità in un periodo così delicato, quindi anche questo strumento che dovrebbe essere adesso modificato con un anticipo del 40% da parte dell'INPS, speriamo insomma che questi contributi alle famiglie arrivino con una certa velocità e non con la lentezza degli ultimi mesi. Noi abbiamo proposto delle misure molto concrete, una su tutte, l'anno bianco fiscale, e lo dico da commercialista,
ecco, uno studio dove in questi mesi noi abbiamo lavorato, come tutti quanti i colleghi che ci ascoltano, con una serie comunque di scadenze e adempimenti. Io ho fatto un calcolo l'altro giorno, da giugno fino a dicembre ci sono ancora circa 170 adempimenti, scadenze, versamenti, quindi il carico sulle aziende e sui professionisti è un carico importante. Abbiamo chiesto lo spostamento del versamento delle tasse. Ieri in commissione bilancio ci è arrivato un parere negativo da parte del viceministro Castelli. Sul contenzioso poi i numeri sono anche qui drammatici. Da un'audizione che abbiamo fatto due settimane fa con il direttore dell'ufficio delle entrate Ruffini, abbiamo saputo che sono in arrivo 8 milioni di lettere di compliance e cartelle e avvisi alle nostre imprese, e quindi quando noi continuiamo a ripetere che bisognerebbe rinnovare una pace fiscale che ha avuto un gran successo con il decreto fisco del 2018, pensate che 2 milioni di imprese e contribuenti vi hanno aderito, 30 miliardi di incassi per lo Stato nei prossimi 5 anni. Anche il provvedimento, per esempio, sulla rottamazione delle liti pendenti, quindi sul contenzioso tributario di primo e secondo grado in Cassazione, ha avuto un effetto molto importante, tanto che abbiamo chiesto che questa norma diventi una norma a regime con la pace fiscale 2.0, perché ovviamente in periodo di crisi d'impresa aumenterà il contenzioso, e quindi una pace fiscale 2 sembra ed è assolutamente... Pensate che il magazzino fiscale, sempre dall'audizione, in modo che i colleghi lo sappiano, attualmente è di 800 miliardi, quindi una somma incredibile, fatta di cartelle, avvisi, pagamenti dovuti alla PA, e quindi diventa assolutamente necessario arrivare a una diminuzione di questo immenso magazzino fiscale. E l'introduzione a norma, io l'ho presentato con una proposta di legge su questo, in linea con la transazione fiscale, visto che parliamo di crisi d'impresa, e nel 2018 con il decreto fiscale io ho voluto inserire questa importante norma che permette ai concorsuali di arrivare a finalmente definire la posizione del contenzioso fiscale con il fisco. Una norma che dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, va estesa e diventare una norma da poter utilizzare anche in campo fiscale, cioè la possibilità di transare con il fisco e di chiudere il contenzioso che intasa la pubblica amministrazione. E quando si parla poi del tema importante, delicato, se ne parla di anni, delle semplificazioni e della riforma del fisco, tema che è diventato attualità in questi giorni. Il governo ha annunciato un decreto semplificazioni e un nuovo riordino del fisco. Non vorrei, come era stato proposto quando ero sottosegretario, che si arrivasse solamente a una modifica dell'IRPEF e delle aliquote dell'IRPEF. Dal nostro punto di vista questa non è assolutamente una riforma e una semplificazione. Ci sono tutta una serie di azioni che possono essere portate avanti, noi le abbiamo proposte con tutta una serie di emendamenti che sono rimasti sulla carta e inascoltati da parte del governo. Se pensiamo al tema dell'IRAP e del doppio binario civilistico e fiscale, anche qui la cancellazione dell'IRAP, che avrebbe un onere abbastanza limitato da parte dello Stato, magari con la trasformazione di questa in un addizionale regionale solamente per le grandi imprese, è una semplificazione importante e necessaria, cancella completamente
il doppio binario, fa in modo che le imprese paghino effettivamente le imposte sul reddito prodotto e non come succede con l'IRAP, dove imprese in perdita per effetto delle riprese fiscali pagano comunque l'IRAP, ed è una cosa che può essere tranquillamente cancellata proprio in questo momento, dove alcune soluzioni possono essere prese. Se penso alla ritenuta d'acconto sui professionisti, che insomma è diventata antistorica, noi lo chiediamo da tempo. La cancellazione completa costerebbe circa 10 miliardi. Come tutti noi sappiamo, è ovviamente una scelta che va per cassa e non per competenza, perché comunque le imposte verrebbero versate, come succede per tutti quanti, nell'anno successivo per la competenza dell'anno precedente. Quindi questa è anche una semplificazione importante che potrebbe essere fatta velocemente. Sul regime forfettario, ecco, noi abbiamo introdotto questo regime forfettario al 15%, che anche questo ha attratto 1,5 milioni di imprese. Nella legge di bilancio precedente c'era l'ampliamento del regime forfettario fino a 100.000 euro di volume d'affari, che avrebbe attratto più di 2 milioni di imprese e professionisti, moltissimi probabilmente di quelli che ci ascoltano. Nella legge di bilancio del governo questa misura è stata cancellata, e questa è una vera semplificazione, perché chi fa il nostro lavoro sa benissimo che il regime forfettario, non avendo adempimenti contabili durante l'anno, con il versamento del 15%, ovviamente moltiplicato per i coefficienti, per i vari coefficienti di settore, fa pagare anche meno. Quindi senza adempimenti, senza IVA, è un sistema di semplificazione. Io ho scritto anche un libro su questo tema, su quelle che possono essere le semplificazioni fiscali e il regime di flat taxation, cioè di tutte quelle imposte cedolari, come la cedolare secca sugli affitti commerciali, come questa imposta del regime forfettario e anche tante altre, che potrebbero semplificare la normativa fiscale e il regime degli adempimenti, come anche la cancellazione degli ISA, come anche tutta una serie di cancellazioni, se penso allo split payment, reverse charge, che sono diventati anche questi assolutamente antistorici con l'introduzione della fatturazione elettronica e del controllo che viene effettuato immediatamente dall'amministrazione pubblica. Anche la compensazione, anche questa potrebbe essere introdotta, compensazione universale dei crediti e dei debiti di imposta. Quindi questo governo, se passiamo poi per esempio anche al tema delle società di comodo, anche questo è un tema assolutamente importante. Se vuole, il governo può, in questo momento estremamente delicato di crisi, fare delle scelte che possano arrivare direttamente ai professionisti e alle imprese, e non come abbiamo visto con gli ultimi decreti. Se penso al decreto liquidità, annunciati 400 miliardi di liquidità alle imprese, e dopo dalle varie audizioni che abbiamo fatto con la Banca d'Italia e anche con il Ministero dell'Economia, e sappiamo tutti quanto è stato difficile ottenere anche i 25.000 euro di finanziamenti sotto i 25.000 euro, ecco, anche in questo caso quello che è arrivato alle imprese è stato poche decine di miliardi di euro rispetto a quello che era l'ammontare complessivo di quello che era stato annunciato al governo. Quindi quello, e concludo il mio intervento, quello che viene chiesto e quello che noi opposizioni chiediamo, non durante gli stati generali, ma lo chiediamo in Parlamento con gli emendamenti, e quindi trattando in quella sede che è deputata per trattare i decreti e per svolgere il nostro ruolo di parlamentari, di approvare una serie di emendamenti che porterebbero a delle riforme sostanziali e a una vera emissione di liquidità in un momento così delicato. Ringrazio ancora per l'invito e vi saluto e vi seguo. Allora, grazie.
grazie all'onorevole Bitonci. Adesso l'onorevole Gilberto Picchetto, Fratin di Forza Italia.